benvenuto alla cerimonia di apertura dell'anno accademico 2012-2013 della Scuola Normale Superiore. Entra il direttore della Scuola Normale, professor Fabio Beltram, accompagnato dal vice direttore, professor Claudio Ciociola, dal preside della classe di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, professor Luigi Ambrosio, dal preside della classe di Lettere e Filosofia, professor Michele Ciliberto. Porgo il benvenuto a tutte le autorità civili, il prefetto, il questore, il sindaco della città di Pisa, il sindaco della città di San Miniato, il presidente della provincia di Pisa, il presidente del tribunale di Pisa, il procuratore della Repubblica, gli assessori provinciali all'istruzione, gli assessori comunali e provinciali alla cultura, l'assessore alle pari opportunità del comune, il presidente della comunità ebraica di Pisa. Un saluto alle autorità militari, il colonnello comandante provinciale dei Carabinieri, il nuovo comandante del reparto operativo, ma è con noi anche il suo predecessore, che saluto con affetto, il capitano della Guardia di Finanza in rappresentanza del comandante provinciale. Un affettuoso benvenuto e saluto alle autorità religiose, Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Pisa e Sua Eccellenza il Vescovo di San Miniato. Grazie di essere con noi. Un saluto alle autorità accademiche. Il presidente del Coreco e rettore dell'Università di Firenze, i rettori della Scuola Superiore Sant'Anna e dell'Università di Pisa, i direttori dell'Istituto di Alti Studi IMT e dell'Istituto di Scienze Umane, i colleghi rappresentanti degli altri Atenei. Ringrazio per la loro presenza i direttori Vesentini e Settis. Un saluto ai direttori Radicati e Picasso, che non possono essere con noi oggi e di cui vi porto il saluto. Benvenuti ai rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell'Istituto Italiano di Tecnologia, della Fondazione Toscana Life Sciences e dell'ANVUR. Saluto gli allievi, gli ex allievi e il personale docente e non docente della scuola. Un saluto infine a tutte le nostre ospiti e a tutti i nostri ospiti. E un benvenuto speciale ai nostri relatori. Il dottor Daniele Livon, sono titoli lunghi, li leggo una sola volta ma li devo leggere. Direttore generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario del Ministero, del MIUR. La dottoressa Cristina Cidini, soprintendente della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Firenze. E il dottor Marco Bazzini, direttore del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Oggi, 18 ottobre 2012, ricorre il 202° anniversario della firma del decreto con il quale Napoleone Bonaparte fondò la Scuola Normale Superiore. In questa data noi celebriamo l'apertura dell'anno accademico. Questa è per noi l'occasione per parlare delle prospettive per il nuovo anno, ma anche per delineare insieme un consuntivo dell'anno passato, quest'anno in particolare, perché si chiude il primo biennio dell'attuale direzione e vengono così a scadenza tutte le nomine del gruppo che più da vicino ha retto la vita della scuola in questi due anni. Grazie quindi, non solo a nome mio, ma di tutta la scuola, ai prorettori Fulvio Ricci e Monica Donato e ai delegati Amos Bertolacci, Massimo Ferretti, Vittorio Giovannetti, Stefano Marmi, Anna Santoni. Un grazie speciale, specialissimo al vice direttore della scuola, il professor Claudio Ciociola, per il suo equilibrio, la sua generosità, le sue intuizioni salvifiche e, consentitemi una nota personale, il suo senso dell'umorismo e la sua amicizia. Grazie Claudio.
Un altro grazie speciale alla dottoressa Anna Maria Gabisso, segretario generale della scuola, primo segretario generale della scuola, una persona che coniuga una rara e variegata esperienza professionale a una freschissima capacità di sorridere e ridere, che sarebbe invidiabile anche in una diciottenne. Un connubio che vi assicuro è del tutto speciale e che migliora la vita, la qualità della vita di chi con lei passa lunghe ore di lavoro. Anche per questo grazie Anna. L'anno accademico che si conclude oggi è stato intenso, anche come conseguenza dell'approvazione della legge 240 del 2010, nota a tutti come legge Gelmini. Un nuovo statuto è stato elaborato ed è oggi in vigore qui alla scuola. Ci siamo sforzati di cogliere tutte le opportunità fornite da questa legge. Desidero sottolineare in primo luogo l'attivazione di rapporti convenzionali con Atenei italiani che ci consente di arricchire l'offerta didattica del prossimo anno accademico e di rafforzare la vitalità scientifica della Normale. Segnalo in particolare l'accordo con l'Università di Torino che ha portato qui alla scuola dal mese di ottobre a tempo pieno il professor Massimo Firpo. Di nuovo il benvenuto a Massimo. Altri accordi a tempo pieno si aggiungeranno presto. Abbiamo anche attivato due procedure di selezione a livello internazionale per individuare nuovi docenti. Complessivamente, grazie a questi diversi strumenti, nel prossimo anno accademico, quello che inizia oggi, attiveremo 21 corsi grazie a queste docenze esterne. Si concretizza quindi quanto enunciato nell'ottobre 2010 dopo la mia elezione. Aumentare l'offerta didattica e gli stimoli culturali ai nostri allievi senza far crescere l'organico della scuola. Sia chiaro, chiamate di ruolo seguiranno e saranno frutto di scelte attente, secondo procedure chiare e trasparenti, nelle quali saremo sempre affiancati da esperti esterni. Un modello di funzionamento, quello che abbiamo intrapreso, che riecheggia il memorandum della classe di lettere redatto da Arnaldo Momigliano negli anni 60 e che forse qualcuno di voi ha visto in una recente pubblicazione dell'Associazione Normalisti. Durante l'anno hanno preso servizio anche tre ricercatori a tempo indeterminato, Gianfranco Adornato, Anna Magnetto, Michael Joseph Morello, gli ultimi con la vecchia normativa. Do loro il benvenuto e sottolineo che tutti loro, come un numero crescente dei nostri ricercatori, sono parte attiva della nostra offerta didattica, già quest'anno. Sempre per quanto riguarda il ringiovanimento della Normale, abbiamo avviato le complesse procedure previste dalla legge 240 per la chiamata dei primi 5 ricercatori di tipo A, come si dice convenzionalmente. Altri seguiranno. Il modello di sviluppo che abbiamo scelto e che ho brevemente delineato si sta dimostrando valido e sta consolidando il successo della nostra istituzione. Questo è confermato da vari indicatori. Forse lo ricordate, l'anno scorso citai ad esempio il fatto che la Normale era tra i primi 10 Atenei al mondo nella classifica 2011 dell'Università di Shanghai, naturalmente nella versione normalizzata per taglia, la per capita performance, come viene chiamata nell'ARVO. Dissi allora, e mi cito, «Non credo ciecamente a questa o in generale a nessuna classifica, ma mi conforta vedere quali sono le istituzioni che costituiscono il manipolo delle prime 10. Questa è la compagnia che vogliamo». Vedete, mi devo citare perché il nostro ufficio comunicazione mette questi discorsi in rete e quindi è fondamentale mantenere un'assoluta coerenza tra un anno e l'altro. Tornando alla classifica della Tsinghua University, quest'anno possiamo restringere ulteriormente, come vedete. Nel 2012 la Normale è nel gruppo delle prime 5 al mondo, unica in Europa presente in questo gruppo, assieme a 4 Atenei americani, Caltech, Harvard, MIT e Stanford. Di nuovo la compagnia che vogliamo. Ripeto, non voglio enfatizzare troppo questa classifica. Anzi, lo scrivevo anche recentemente, la valutazione non è neutra. La valutazione acquisisce un significato solo in presenza di un modello tendenziale,
un modello verso il quale si vuol far tendere in questo caso il sistema universitario. Ahimè, non conosciamo questo modello, non vediamo questo modello, non vediamo comportamenti coerenti in questi anni nei ministri e nei ministeri che si sono, ministri che sono succeduti, nei ministeri che si sono succeduti, perché anche questi hanno cambiato nome. Questo è un problema. La valutazione è importante e la valutazione più importante è quella delle persone. E anche qui vi devo segnalare la mia preoccupazione. L'abilitazione nazionale, con le sue procedure, particolarmente nel campo delle scienze umane, è fonte per me di preoccupazione, per tutti noi è fonte di preoccupazione. Non cesso di sperare che il Ministro e il Ministero e l'ANVUR sappiano, possano, vogliano agire velocemente. È importante agire velocemente prima che sia troppo tardi. Ci troviamo di fronte al combinato di un turnover al 20% e di procedure di selezione, definiamole, incerte. La combinazione è devastante per il sistema universitario e quindi è devastante per il nostro Paese. Lo dico perché questa conseguenza logica è una conseguenza logica che non è più automatica nella mente di tutti. Ed è importante quindi ripeterlo. Mandare a fondo il sistema universitario manda a fondo il Paese. Questo è un punto importante. Tornando agli indicatori di successo della scuola, vorrei mostrarvi un altro dato, che è l'evoluzione nel numero delle domande di ammissione alla scuola in questi anni. Questo numero è sempre altissimo e ci permette di effettuare una selezione severa. Selezioniamo al corso ordinario un allievo ogni 20 che presentano domande. È interessante confrontare con il dato da cui siamo partiti. Nel 1810 avevamo 40 domande per 25 posti. Siamo un po' cresciuti in questi anni. Il numero di domande per il corso ordinario è ormai prossimo al limite del numero che possiamo gestire con le nostre modalità tradizionali di esame. Ed un numero che in qualche modo non vogliamo aumentare ulteriormente, perché creerebbe uno squilibrio nelle nostre procedure. Però vorrei guardare più che il numero alla composizione di questo campione di candidati. Ricorderete l'obiettivo che ci siamo dati nel 2010 di internazionalizzare la scuola. Beh, di quelle domande, a livello dottorale naturalmente, di quelle domande il 30% viene da cittadini non italiani. Per quanto riguarda in particolare il campione della classe di scienze, in realtà il 50% è di cittadini non italiani. Quindi il livello di visibilità della scuola è soddisfacente, l'attenzione la riteniamo soddisfacente, non troviamo però queste percentuali nel numero degli ammessi. Questo vuol dire che dobbiamo meglio aggiustare il nostro tiro, dobbiamo attirare i ragazzi e le ragazze davvero eccellenti e davvero più dotati di talento a livello internazionale. Qui abbiamo ancora della strada da fare. Oltre al numero delle domande di ammissione alla scuola, anche il numero delle domande di frequenza al nostro corso di orientamento è un buon indicatore. Abbiamo raggiunto ormai le 3.000 domande ogni anno. Il corso di orientamento della scuola normale è un'attività di servizio, servizio a giovani di talento che si avviano a frequentare l'ultimo anno delle scuole superiori per aiutarli a una scelta più corretta per il loro futuro, in particolare universitario. Parlo di servizio perché il nostro orientamento è un orientamento verso tutte le possibili professioni e facoltà, quindi non è un'azione di reclutamento. L'anno scorso avevo auspicato che il Ministero facesse seguire segnali di apprezzamento per questo nostro lavoro dei gesti concreti. Così è stato. E voglio ringraziare il Ministro Gelmini in questo caso, per aver attivato un accordo di programma quinquennale con la scuola che finanzia specificamente questa nostra attività. Grazie a queste risorse abbiamo potuto creare un campus di orientamento nella città di San Miniato, con la collaborazione della Fondazione Santa Chiara, che ha ospitato quest'anno 4 corsi di orientamento.
Ringrazio nuovamente con affetto il sindaco di San Miniato, il vescovo della città, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, che sono con noi oggi, grazie, per aver capito, condiviso e sostenuto questo progetto. Un'altra buona notizia in questo campo è il fatto che la Regione Toscana, all'interno delle sue attività di orientamento, ha organizzato 3 corsi e ne ha affidato l'organizzazione sempre alla Fondazione Santa Chiara, 3 corsi ulteriori di orientamento ispirati al nostro modello. Ne siamo felici, applaudiamo a questa scelta della Regione e in particolare alla Vicepresidente Targetti, che mi ha chiesto di portarvi il suo saluto oggi. Un ultimo indicatore, questo è relativo alla nostra capacità progettuale e di ricerca. La scuola normale è piccola. Quanto piccola? Allora, la scuola normale è una frazione di percento del sistema universitario, una frazione ancora più piccola di percento del sistema della ricerca in Italia, sia che lo misuriamo in termini di persone, sia che lo misuriamo in termini di trasferimenti dallo Stato. Ebbene, in questo momento alla scuola opera il 10% degli advanced grant dati da ERC a questo paese da quando è stato fondato. Un risultato straordinario. Se il sistema universitario italiano avesse la capacità di attrazione di risorse di questo tipo, che è la normale, tutti i fondi di ERC andrebbero all'Italia. C'è spazio di miglioramento. Il coerente e sistematico investimento in progetti e infrastrutture di ricerca, avviato alla scuola durante la direzione di Salvatore Settis, l'attenta scelta in ingresso alla scuola stanno portando i loro frutti, frutti misurabili, come vi sto dicendo. Questo della qualità della ricerca è un indicatore per noi particolarmente importante e sensibile. La ricerca è una componente fondamentale del modello formativo della scuola normale. La ricerca come palestra per imparare ad affrontare problemi nuovi, la cui soluzione non è nota. Oggi si parla di problem solving, ma questo metodo c'era già in normale prima che sapessimo cosa vuol dire il problem solving. Un metodo questo che la normale ha applicato con un misurabile successo, dicevo, negli ambiti delle scienze e delle lettere, gli ambiti delle norme napoleoniche di quell'editto, di quel decreto che abbiamo visto poco fa. Questo potrebbe cambiare, questo perimetro d'azione potrebbe cambiare. Molti di voi lo sanno, durante quest'anno abbiamo lavorato assieme ai colleghi dell'Istituto di Scienze Umane di Firenze per elaborare un progetto molto importante. Abbiamo proposto al Ministero di sostenere la creazione di una nuova struttura, un terzo braccio operativo della scuola normale superiore, che permette di esportare il modello formativo della scuola normale fuori dagli ambiti delle scienze e delle lettere. Una struttura per la formazione dottorale e post-dottorale che, unendo le forze con l'attuale SUM, attraverso un progetto di fusione a Firenze, crei nuove, straordinarie opportunità di formazione per giovani di talento. Saluto nuovamente il direttore del SUM, Mario Citroni, che oggi è con noi. Assieme a lui abbiamo incontrato il ministro Profumo 2 giorni fa, proprio parlando di questa proposta e di questa operazione. Il ministro ci ha incoraggiato fortemente a parlarvi di questo, e questo facciamo. Il ministro ha scelto di parlarci di questo con un videomessaggio che tra poco verrà proiettato. Parlerà quindi di questo e del significato di questa operazione all'interno del sistema universitario italiano. Dopo questo intervento è previsto un intervento del direttore generale Daniele Livon con una riflessione sulle prospettive e linee di sviluppo del sistema universitario. Ascoltiamo il ministro. Buongiorno a tutti, mi dispiace di non essere oggi con voi all'inaugurazione dell'anno accademico 2012-2013 della normale, ma anche se non ci sono fisicamente, ci sono nello spirito. Un saluto innanzitutto al direttore, il professor Fabio Bertrand, a tutti i colleghi,
agli studenti e a tutte le persone che partecipano a questo evento. Questo è l'inaugurazione di un anno speciale, nel senso che è in fase di avviamento, come voi tutti ben sapete, questa nuova fase di collaborazione stretta tra la Scuola Normale e la SUM, ed è la prima sperimentazione nel nostro paese che ha l'obiettivo quello di creare istituzioni più forti, più organizzate, più capaci di competere in termini di qualità e in termini di risultati nella grande competizione europea. La fase di transizione sarà certamente una fase anche di grande sviluppo, di grande attività culturale, e sono certo che il fatto che sia stata individuata proprio questa cooperazione, che nella realtà porterà ad una fusione al termine di questo processo tra la Scuola Normale e la SUM, è un segnale forte che vogliamo dare al Paese. Due grandi istituzioni che hanno condiviso questo percorso e seguendo le indicazioni del Ministero oggi rappresentano un primo modello unificato di due istituzioni. Questo ci consentirà certamente di fare un maggiore investimento sulla ricerca di qualità, un maggiore investimento su un nuovo modello di gestione del sistema della formazione e della ricerca, con un obiettivo che è un obiettivo quello di rendere il sistema italiano più competitivo a livello europeo. Naturalmente nella fase iniziale di avvio di questa nuova realtà ci potranno essere anche difficoltà, ma sono certo che gli stimoli, la capacità delle persone e soprattutto la voglia di innovare del nostro sistema porterà degli ottimi risultati. Dal punto di vista culturale questo è un momento di grandissimo interesse, perché accanto alle due classi tradizionali della Normale si avvierà questo percorso con una terza classe interdisciplinare, e questo creerà all'interno della nuova istituzione nuove motivazioni, nuove relazioni tra classi diverse, tra culture diverse, e certamente questo porterà allo sviluppo di ulteriori strumenti per lo studio della complessità. Quindi in questo momento vi sono particolarmente vicino, mi farà molto piacere anche nei prossimi mesi venire a visitarvi per vedere insieme quelli che sono i risultati di questa vostra progettazione, e in questo momento auguro a tutti voi un anno accademico 2012-2013 pieno di soddisfazioni e certamente pieno di progettualità per lo sviluppo di questo importante passo per il nostro Paese. Interviene in chiusura di questa prima parte della cerimonia il dottor Daniele Livon, direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Buongiorno a tutti. Direttore, studenti e allievi, autorità religiose, autorità accademiche, civili e militari, personale docente e personale tecnico-amministrativo. È per me un privilegio innanzitutto partecipare oggi all'inaugurazione dell'anno accademico di questa prestigiosa istituzione. Quando poco più di un mese fa il direttore della scuola, professor Beltram, che ringrazio, mi ha chiesto di partecipare a questo evento, ho accolto il suo invito con un particolare entusiasmo. Devo dire che mi auguro che possa questo entusiasmo trasparire dalle riflessioni e dalle considerazioni che quest'oggi vorrei fare assieme a voi in questo mio breve intervento. Allo stesso tempo non nascondo che il mio pensiero è andato a quasi 4 anni fa, quando
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, partecipai ad un convegno organizzato in questa scuola su un tema molto particolare, molto delicato, ma molto attuale. Il tema era l'università sotto stress normativo. Una normativa eccessivamente stratificata aiuta gli Atenei a raggiungere i propri obiettivi? Bene, in quel dibattito mi cimentai insieme ad alcuni colleghi di altre università in una breve analisi dello stato delle cose del sistema universitario italiano, spinto da un lato tra forti esigenze di modernizzazione, razionalizzazione, efficacia, efficienza, parole note, parole che, ahimè, sono molto spesso luoghi comuni che utilizziamo ancora oggi per giustificare interventi normativi che molto spesso colpiscono l'attenzione della pubblica opinione. E la relazione con i vincoli, gli ostacoli, i limiti posti da una frammentata, rigogliosa e, ahimè, molto spesso contraddittoria normativa in cui si trovano quotidianamente ad operare le università pubbliche. Poi mi sono chiesto immediatamente se, alla luce delle mie considerazioni di qualche anno fa, che per brevità vi risparmio ma che credo possiate immaginare, la situazione fosse cambiata, quale ruolo avesse giocato il Ministero in questi anni, quale le università, quali azioni siano state intraprese, quali i risultati raggiunti rispetto alle aspettative, cosa dobbiamo aspettarci nel prossimo futuro. Domande forse sconvenienti, lo ammetto, visto che in parte potrei aver contribuito a non migliorare o addirittura a peggiorare questa situazione. Ecco, è da qui che vorrei oggi ripartire, riprendere le fila di un discorso e proiettarmi verso il prossimo futuro, come giustamente ricordava il direttore, il professor Beltram. Cosa sta accadendo al sistema universitario italiano? È evidente la fase di grande trasformazione in cui tutto il sistema si sta trovando. L'applicazione della riforma, prevista dalla legge 240 del 2010, è in fase di attuazione. Ci troviamo a metà del percorso e molte delle azioni sono in fase di completamento. Siamo a metà del guado. A quasi 2 anni dall'approvazione della legge, quello che si può notare è un sistema universitario profondamente, secondo me, diverso, che marcia a velocità diversa. Alcuni Atenei hanno intrapreso con coraggio e con uno spirito veramente innovatore la riforma, altri lo hanno fatto a parole, altri hanno fatto il minimo necessario e stanno guardando, stanno osservando cosa sta per accadere. Probabilmente lo stesso ragionamento può essere fatto anche nell'insieme di norme, nell'insieme di azioni che sono state attuate dal Ministero. Credo sia però perlomeno utile ricordare, evitando per quanto possibile un approccio normativo, burocratico, che è anche distante dal mio modo, dalla mia cultura, dal mio modo di vedere l'università, dicevo, ricordare gli ambiti in cui sono stati apportati o si stanno apportando in questo momento le modifiche più rilevanti. Li elenco per affinità tematica, assetti istituzionali di governo, valutazione della qualità della ricerca, abilitazione scientifica nazionale, accreditamento dei corsi e delle sedi universitarie, dottorato di ricerca, programmazione e politiche di reclutamento e di sostenibilità della spesa, dissesto e commissariamento degli Atenei, introduzione della contabilità economico-patrimoniale, riforma del diritto allo studio. Un elenco ampio, da cui risulta evidente un complessivo intervento riformatore, che per essere tale deve, a mio avviso, avere almeno alcune caratteristiche di fondo, che nell'intervento del direttore sono anche state ricordate. Essere coerente, essere fattibile, tempestivo è cosa non scontata, assolutamente non scontata, applicato. Tali caratteristiche non sono sempre proprie del modo di operare del nostro Paese, ma sono queste, secondo me, che devono ispirarci nell'affrontare l'applicazione della riforma, a tutti i livelli. E per affrontarle nel modo giusto è necessario e non più rinviabile un prerequisito, più importante di tutto il resto, il cambiamento culturale. La vera sfida che a mio avviso si trova ad affrontare il sistema universitario è infatti culturale. È necessario mettere mano all'inerzia, diffondere e valorizzare, lo diceva anche il Ministro, le esperienze, le azioni e i risultati ottenuti dalle università più intraprendenti e attive, indurre comportamenti positivi con l'esempio. La parte positiva del Paese deve fungere da traino, non è un passaggio banale e forse potrebbe anche non essere sufficiente, certamente necessario. Quello a cui assistiamo oggi troppo spesso, non solo nelle università, è l'esatto opposto. La parte
più intraprendente del paese rischia di essere ostacolata dalla parte che la trascina verso una dimensione diversa. Qualora questo non accadesse, e ahimè ci sono anche dei segnali che inducono a pensarlo, è istituzionalmente doveroso non ostacolare coloro che questa strada l'hanno intrapresa e che non necessitano di regole, norme, leggi, circolari, riforme per fare bene il loro mestiere, perché appunto l'hanno compreso autonomamente. Il tema delle risorse è un tema quotidiano, è un tema diffuso, è un tema su cui da sempre si parla nell'università ed è certamente un tema importante, però altrettanto importante, anche se poco significativo a mio avviso, senza il cambiamento etico e culturale di cui ho appena parlato. Il tema delle risorse deve essere affrontato in modo diverso, però e non banalizzato. Spesso accade che il tema delle risorse venga riferito esclusivamente all'ammontare del fondo di finanziamento ordinario, nei ragionamenti all'entità dei punti organico che annualmente si possono utilizzare per il reclutamento del personale. Sono sicuramente temi importanti, non voglio dire che non lo siano, però il problema e il punto è anche un altro. Sono almeno 5 anni, dal 2008 certamente, che tutti noi conosciamo in quale condizione versa la finanza pubblica del Paese. Non è difficile prevedere quale sarà la situazione dei prossimi anni, anche se con la legge finanziaria, seppur a fine anno, e questo è una debolezza del Paese, sempre è stato possibile trovare risorse sufficienti per garantire il funzionamento annuale del sistema universitario. Non è sufficiente, il funzionamento deve essere pluriennale, questo è il vero punto. Non è, dicevo, solo un problema di risorse. Okay. Un ruolo fondamentale lo giocano strategia, programmazione e valutazione. Anche questo a tutti i livelli, lo Stato, il Ministero, gli Atenei, le articolazioni interne degli Atenei, i docenti. Un percorso coerente richiede una revisione però dei criteri di assegnazione di queste risorse e di utilizzo da parte delle università. L'invarianza dei criteri anche a risorse crescenti non necessariamente, anzi sicuramente, non può determinare di per sé comportamenti e risultati migliori. Nel passato le risorse erano crescenti. Vediamo quali saranno le linee di tendenza. Quello che vedo è che in un certo senso auspico per il prossimo futuro è uno scenario molto diverso dall'attuale, in cui le università dovranno seriamente considerare un proprio riposizionamento, in cui, senza necessità di sancirlo per legge, senza necessità di discutere se c'è il valore legale del titolo di studio o non c'è il valore legale del titolo di studio, senza necessità di porre continui vincoli soprattutto, ogni università dovrà essere in grado di darsi una propria identità e una strategia di sviluppo nella consapevolezza delle proprie caratteristiche. In tutta sincerità credo che si stia andando verso una strada di forte differenziazione delle università per dimensione, per specializzazione, per qualità, per posizionamento nazionale e internazionale, per mercati di riferimento. E credo che questo sia un percorso inevitabile e anche positivo. Come fare tutto questo? Come accompagnare questo percorso? Qual è il ruolo dello Stato? Qual è il ruolo del Ministero? Mi auguro un ruolo di indirizzo e di valutazione, anche rigorosa. Per essere concreti, coerenti e credibili, l'impegno che si sta producendo è orientato su diversi fronti. Ne vorrei illustrare, seppur brevemente, quelli di maggiore interesse anche per questa scuola. Semplificazione e tempestività nell'assegnazione delle risorse, fondo per il finanziamento ordinario, fondo per la programmazione triennale, fondo per i dottorati di ricerca, non vanno tenuti separatamente come è accaduto fino ad oggi, vanno unificati. Questo è il primo impegno che stiamo cercando di realizzare. Questo è quello che si sta cercando di fare nella legge di bilancio. La semplificazione normativa è uno dei principali elementi di riferimento per favorire l'attività delle pubbliche amministrazioni e delle università in particolare. La programmazione triennale 2013-2015. Stiamo lavorando sul decreto attuativo con l'obiettivo che sia approvato tra la fine del 2012 e al massimo l'inizio del 2013. Nell'ambito di alcuni obiettivi di sistema va lasciata ampia libertà agli Atenei nel definire i propri piani, che devono essere certamente credibili, fattibili e misurabili, ex ante, in itinere ed ex post. Uno sforzo importante che va nella direzione di valorizzare quell'autonomia responsabile che molte università sono in grado di esercitare, che si accompagna con l'esigenza di dare altresì rilevanza a questo intervento, un intervento che non può essere contingentato, come è accaduto nel triennio 2010-2012 che si sta per concludere, in cui l'entità
delle risorse destinate alla programmazione, cioè la strategia del sistema, la strategia delle università era poco più di 40 milioni di euro all'anno. Per aiutare le università a programmare, nello stesso decreto sarà di fondamentale importanza un altro passaggio, un passaggio che forse è passato inosservato, richiamato dal decreto legislativo 49 del 2012, la programmazione finanziaria triennale, ne ho fatto un breve cenno poco fa. È giusto che il sistema sappia oggi, almeno in termini percentuali, quali saranno le macro voci del finanziamento dei prossimi tre anni. Nel 2012 il fondo per il finanziamento ordinario, che si è attestato a circa 7 miliardi di euro, è stato distribuito di fatto per poco più dell'85% sulla quota storica, la quota base, per circa il 13,5% sulla quota premiale della didattica e della ricerca, per l'1,5% sugli interventi perequativi. Lo scenario del prossimo triennio si muove su diverse voci e in direzioni diverse. Programmazione triennale, costo standard per studente, quota premiale della didattica, quota premiale della ricerca, valutazione delle politiche di reclutamento del personale, interventi perequativi. Seppur in modo graduale cambieranno e cambieranno radicalmente i parametri di assegnazione delle risorse. Dicevo reclutamento del personale e sostenibilità. L'intervento riformatore previsto dalla legge 240 e attuato con il decreto legislativo 49 del 2012 aveva un obiettivo preciso: stimolare politiche di bilancio sostenibili e premiarle. Per anni siamo stati abituati ad etichettare come università virtuose o università non virtuose, rispettivamente quelle che stavano al di sotto o al di sopra della fatidica soglia del 90% nel rapporto tra spese fisse ed FFO. Alcuni anni fa, se non ricordo male nel 2005, questo è accaduto fino al 2011, alcuni correttivi normativi consentivano di ritoccare virtualmente i valori di questi rapporti, sottostimando i costi del personale e quindi ridurre tale rapporto, salvo poi intervenire, e questi erano interventi successivi, con norme a contingentare le possibilità assunzionali degli Atenei alle cessazioni dell'anno precedente, in modo assolutamente semplicistico. In sostanza non c'era una differenza tra avere un rapporto dell'89,9%, quindi prossimo al 90%, e averlo del 75%. Entrambe le situazioni erano valutate allo stesso modo. C'era una differenza abissale tra avere un rapporto dell'89,9% e del 90,1%, situazioni sostanzialmente quasi identiche, venivano trattate in modo estremamente diverso. I secondi, coloro che erano al di sopra per poco del 90%, incappavano nel blocco totale delle assunzioni. Chi era a ridosso del 90% poteva reclutare il 50% delle cessazioni dell'anno precedente. Università con basso turnover e ottimi indicatori erano di fatto impossibilitate a reclutare. Università con alto turnover e indicatori di bilancio molto critici e prossimi a un 90% virtuale, in base a quello che ho detto poco fa, potevano viceversa reclutare. Il mondo universitario è un po' più articolato e complesso. Certamente si è cercato, con il decreto legislativo 49, di intervenire, introducendo una gradualità nelle possibilità assunzionali, valutando la sostenibilità del bilancio in termini un po' più ampi, complessivi, dove accanto alle spese di personale si considera anche la situazione dell'indebitamento degli Atenei. E gli Atenei più virtuosi non sono vincolati alle cessazioni dell'anno precedente nelle possibilità assunzionali, ma al livello di sostenibilità della spesa complessiva dell'Ateneo. Le simulazioni che si sono concluse in questi giorni sui dati reali dell'anno precedente, dell'anno 2011, e credo che questo sia un dato importante, non avrebbero determinato per il sistema universitario una maggiore spesa rispetto agli anni passati. Il livello di spesa, a livello complessivo di sistema, si sarebbe comunque attestato in un intorno del 45% rispetto alle cessazioni dell'anno precedente, ma la distribuzione di questo 45% sarebbe stata molto differenziata, estremamente differenziata e certamente più equa, con tassi di sostituzione del turnover oscillanti tra il 20% e il 50%. Con il decreto legge 95 del 2012, lo ha ricordato il direttore nella sua introduzione, si è previsto un contingentamento delle assunzioni del 20% a livello di sistema universitario. La situazione è cambiata radicalmente, in maniera non positiva. Quello che si è cercato di fare è stato limitare i danni,
cosa sta a significare, ovvero evitare che questo 20% fosse applicato in modo lineare, come molto spesso nelle norme questo capita. Quindi evitare questo e andare a mantenere la filosofia di fondo che il decreto legislativo 49 aveva introdotto. Quello che io mi auguro è che in futuro si possa tornare ad un'applicazione fedele del decreto 49. Sarebbe importante per stimolare quei comportamenti virtuosi e responsabili di cui si è parlato anche prima. Dottorato di ricerca. La riforma del dottorato di ricerca è prossima e quanto mai attesa, lo so. Questo è un punto importante. A parte alcuni piccoli dettagli che sono stati rifiniti in questi giorni, il testo è pronto per l'invio del controllo al Consiglio di Stato e quindi poi per la firma. Si tratta di una impostazione certamente diversa del dottorato di ricerca rispetto al passato, su cui però bisogna riconoscerlo, probabilmente alcune istituzioni universitarie, la Normale fra tutte, in primis su questo, ha già anticipato quello che è il disegno ministeriale. A parte alcuni dettagli, il numero minimo di borse di studio, il numero di docenti necessari per il collegio dei docenti del dottorato, per cui sono previste delle deroghe e delle diverse modalità applicative per le diverse istituzioni universitarie, l'accreditamento dei corsi e la valutazione degli stessi vanno in una direzione chiara: favorire l'organizzazione di corsi di dottorato strutturalmente forti in termini di qualità della docenza e di dotazioni finanziarie e strumentali a disposizione dei dottorandi, della collaborazione tra università ed enti di ricerca, della collaborazione con le imprese e soprattutto dell'apertura internazionale. Sono principi ed elementi fondamentali su cui si baseranno le modalità non solo di valutazione ma anche di attribuzione dei finanziamenti ministeriali all'università. L'obiettivo anche in questo caso è quello del giusto equilibrio tra quantità dei corsi, qualità dei corsi e numero di dottorandi. Qualità della docenza e degli studenti è un altro aspetto fondamentale, è stato richiamato prima. Creare le condizioni per reclutare i migliori ricercatori e professori rappresenta un'altra linea evolutiva su cui le università sono chiamate a misurarsi. La valutazione delle politiche di reclutamento del personale peserà nei prossimi anni fino al 10% nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. Se consideriamo accanto a questo che la qualità della docenza sarà fondamentale nel determinare i risultati della ricerca e la qualità dei dottorati, mi auguro che oltretutto questo possa venire utilizzato anche nel differenziare il costo standard per studente, che è un altro criterio di riparto che verrà utilizzato. È del tutto evidente come l'importanza del reclutamento sarà fondamentale ai fini dell'attribuzione delle risorse. Accanto a questo, la mobilità della docenza è un elemento importante. Le carriere, permettetemi il termine, diagonali, ovvero l'avanzamento di carriera nel passaggio da un ateneo ad un altro, saranno valorizzate di più rispetto alle carriere verticali, cioè all'avanzamento di carriera all'interno dello stesso ateneo. Accanto alla valutazione delle politiche di reclutamento, quello a cui si sta pensando è la valutazione dell'investimento nella formazione, nelle politiche di collocamento in uscita. Viene infatti da chiedersi, è una domanda che è molto, secondo me, pertinente e importante, viene da chiedersi perché non si debba adeguatamente premiare l'università che ha formato lo studente migliore o il miglior ricercatore, che poi si è affermato in un altro ateneo e si è collocato in posizioni di primaria importanza in altri ambiti lavorativi. La qualità degli studenti e la regolarità dei percorsi di studio sarà l'altro tassello fondamentale per valutare la didattica. Anche in questo caso non sarà la numerosità in valore assoluto degli studenti a determinare la quantità delle risorse da attribuire a ciascun ateneo, bensì la quantità di studenti regolari, adeguatamente pesati in relazione a ciascuna area disciplinare, anche in relazione alla qualità dei servizi offerti dall'ateneo e ai risultati conseguiti al termine del rispettivo percorso formativo. In sintesi, avere studenti più bravi e ricercatori migliori renderà di più rispetto a quanto non renda oggi. Oggi rende troppo poco. Questo mio intervento, che sta per giungere a conclusione, ho cercato di tracciare, seppur rapidamente, un profilo reale, il più possibile reale, di quanto sta accadendo nel sistema. Mi sono spinto anche a delineare alcune linee, a mio avviso fattibili, su cui lavorare nel prossimo futuro. In tutto questo
mi spinge fortunatamente, e questo è un elemento di forza per me, uno spirito di grande fiducia in quello che ogni giorno si prova a realizzare. Sono convinto che almeno una parte di quello che ho illustrato sarà realizzata in tempi sufficientemente brevi e utili per dare segnali positivi al sistema universitario. Sono certo che questi segnali positivi contribuiranno a indurre il sistema ad una volontà di rilancio della formazione, formazione etica e formazione culturale, come ho detto all'inizio del mio intervento, di coloro che avranno il compito di guidare il nostro Paese verso un futuro, speriamo il più prossimo, trainato dall'investimento in ricerca e in conoscenza. In tutto questo l'attenzione va rivolta in particolare agli studenti, coloro che vedono nell'università un'opportunità di crescita, di affermazione, affinché l'impegno, lo studio, il sacrificio, a volte anche economico, e il valore che sta alla base di ciascuno di questi aspetti rappresenti un modo normale di sentire e vivere lo sviluppo di questo Paese. Con l'auspicio che, come dice molto spesso il nostro Ministro quando io ho modo di parlare, di incontrarlo, il sistema universitario diventi un po' più, lasciatemi passare il termine, normale. Vi ringrazio per questa attenzione, vi auguro un buon anno accademico, ricco di successi e di affermazioni, nella convinzione che quanto ho illustrato e quanto ho detto non possa che valorizzare il ruolo, le politiche, le strategie e i risultati raggiunti da questa prestigiosa istituzione. Grazie. Si apre adesso la seconda parte della cerimonia che viene introdotta dal direttore, professor Beltram. Quasi. Quasi perché devo fare due aggiunte, entrambe importanti. Una, che la presenza del presidente dell'Accademia dei Lincei, che ringrazio molto per essere con noi e che si era nascosto alla mia vista sedendosi dove non doveva stare, quindi non l'avevo menzionato prima, gli do ora il benvenuto. Questa presenza mi incoraggia a dirvi che tra le cose che la scuola vede nel suo futuro c'è anche un ritorno al passato in un certo senso, perché la scuola vuole ritagliarsi un ruolo nella formazione dei docenti, il nostro mandato originario, docenti delle scuole superiori, in particolare con un accento sulla formazione continua. Qui è in corso di elaborazione un progetto assieme all'Accademia dei Lincei, avremo un primo evento già a dicembre di quest'anno e ringrazio il Presidente Maffei per essere qui e per il suo sostegno a questa iniziativa. Ringrazio molto Daniele Livon, ci ha portato speranza, segnali positivi, io gli auguro buon lavoro e gli auguro di poter lavorare coerentemente con le enunciazioni che ci ha descritto oggi. E dunque oggi inizia l'anno accademico 2012-2013, un anno che sarà intenso, come dicevamo, per la realizzazione di un nuovo modello di funzionamento della scuola normale, per l'aggiornamento e l'ampliamento delle nostre linee scientifiche e didattiche. Mi fa molto piacere aprire questo anno con le congratulazioni ai neoeletti presidi delle classi accademiche, il professor Michele Ciliberto per la classe di lettere e il professor Luigi Ambrosio per la classe di scienze, e con il ringraziamento a Daniele Menozzi per la sua opera come preside della classe di lettere. Auguro quindi buon lavoro a loro, a tutti i colleghi, agli allievi e al personale della scuola. Il programma della giornata, come vedete, è piuttosto nutrito, ci sono vari eventi. Nel pomeriggio il simposio, una tradizione della scuola, il simposio per la giornata dell'anno accademico, quest'anno dedicato al tema Instabilities in Financial Markets, che inizia oggi pomeriggio, a cui siete naturalmente tutti invitati. Ringrazio Stefano Marmi e Fabrizio Lillo che l'hanno organizzato e la LIST per il sostegno a questa iniziativa. Stasera poi si apre
la 46esima stagione concertistica della scuola. Anche a questo evento siete tutti invitati, con un saluto affettuosissimo al maestro Carlo De Incontrera, direttore artistico della stagione, che è qui con noi. Tornando però alla mattinata, ancora alcune parole per introdurre la seconda parte di questo incontro. Durante quest'anno la comunità della Normale ha pazientemente subito la presenza di numerosi cantieri, dentro e fuori dalla scuola. In realtà non vi sorprenderà sapere che qualche mugugno c'è stato. Sia per il dentro, sia per il fuori. Guardo il sindaco. Con l'aiuto della Fondazione Pisa, parlo del dentro, abbiamo avviato un importante progetto di restauro e valorizzazione del Palazzo della Carovana, che ha riguardato il restauro dei 458 stemmi, ne vedete alcuni qui, dei Cavalieri di Santo Stefano, il lucernario dello scalone monumentale, che spero vedrete tra poco, il soffitto a cassettoni della Sala degli Stemmi, gli affreschi nella Sala delle Vittorie, il consolidamento e la ripavimentazione di alcuni ambienti di questo piano. Degli aspetti storico-artistici di questo progetto vi parlerà il professor Massimo Ferretti tra poco. L'immagine della scuola ne esce veramente cambiata. Sapete, in alcuni c'era un'identificazione forte su questa immagine, quest'immagine gentiliana, gozzaniana della scuola, un'immagine alla quale la scuola era rimasta ferreamente congelata. E a proposito di congelamento, sono congelato pure io, perché indosso esattamente quello che indossava Gentile in questa foto, esattamente. Questa è datata 1933, questa foto è del 1942, ma lasciamo perdere. Tra poco, dicevo, visiterete questo palazzo, troverete un'atmosfera diversa, spero converrete con me, che è più leggera, meno cupa. L'obiettivo che ci siamo dati in questo progetto era mantenere e rispettare le diverse stratificazioni di questo palazzo, cinquecentesche e ottocentesche in particolare, e far entrare la scuola normale nel XXI secolo. Spero che avrete questa percezione, almeno visiva. Anche in questa sala forse avete notato alcune contaminazioni. Quel light box non era stato previsto da Vasari, e perfino nell'archivio della famiglia Salviati, che rende veramente preziosa questa stanza, ci sono delle intrusioni, se guardate con attenzione alle mie spalle, bisogna cercarlo. Una lunga amicizia, quella che lega la famiglia Salviati alla scuola normale, e saluto con affetto Grazia Salviati che è qui con noi oggi, l'abbraccio. Do a lei e a tutti voi una bella notizia. Questo archivio sarà presto al centro di un evento qui alla scuola a cui siete tutti quanti già da ora invitati. Desidero ringraziare molte persone sia dentro sia fuori la scuola per questa trasformazione e per aver condiviso questo progetto. Prima di tutto naturalmente desidero menzionare ancora il vice direttore e il segretario generale, ma ci sono altri nomi. Tra i colleghi Massimo Ferretti e Gianfranco Adornato, tra il personale in particolare Claudio Capecchi, Benedetta Biondi e i loro collaboratori, e tra questi non posso non menzionare Riccardo Scalsini e Donatella Lomoro. E poi Elisa Guidi e Andrea Pantani. Un grazie alla dottoressa Macripò e Ciafaloni della soprintendenza che ci hanno seguito in tutti questi lavori. Grazie a Carlo Bargagna, Serena Ciampolini e all'equipe dei restauratori. Grazie per il vostro lavoro. Alcuni di loro sono qui oggi. Rinnovo quindi il grazie alla Fondazione Pisa, che ha sostenuto questi lavori, e vi anticipo che sarà di nuovo con noi, anche durante il prossimo anno, con un nuovo cantiere, questa volta sulla piazza, perché verrà restaurato lo scalone monumentale che da questo palazzo dà sulla Piazza dei Cavalieri. Una piazza che essa stessa sta cambiando, l'avete visto? E qui un saluto al sindaco. Marco, naturalmente, non sono mancate le critiche neanche a questo progetto.
Ma io sono felice che la piazza perda finalmente un manto di asfalto che era francamente imbarazzante. Ti ringrazio davvero. I lavori stanno procedendo bene ed è previsto un evento per celebrare la conclusione dei lavori che dovrebbe, se tutto va secondo i piani, avvenire entro la fine dell'anno. Tornando al nostro palazzo, il palazzo della Carovana. Questo da oggi diviene esso stesso uno strumento, un nuovo strumento per lo stimolo culturale della comunità di normalisti e per tutta la città. Oggi riavviamo un percorso quasi secolare assieme al polo museale della città di Firenze e ne attiviamo un altro, coerente al primo, con il centro Luigi Pesci di Prato. A questo percorso è dedicata la seconda parte di questa mattinata. Vedrete oggi un primo nucleo di opere d'arte moderna e contemporanea che andrà soggetto a revisioni, integrazioni, sostituzioni in un continuo gioco di lettura, rilettura e reinterpretazione di significato con il contesto che lo accoglie. Un processo che simboleggia il senso più profondo della ricerca, la ricerca che viene svolta in questo palazzo. A queste opere saranno associati eventi, studi. Già oggi sono presenti tra noi alcuni degli artisti. Lo sono in incognito in questo momento, ma io spero, auspico che lo saranno presto da protagonisti in eventi dedicati appunto al loro lavoro. Vogliamo che la scuola sia sempre più un luogo aperto, aperto alla riflessione culturale, non solo attraverso i nostri strumenti principali, la didattica e la ricerca, ma anche attraverso incontri pubblici, nella linea di quanto avviato dal direttore Vesentini, con il venerdì del direttore, attraverso manifestazioni musicali, già menzionato la stagione concertistica e la nostra collaborazione con la Fondazione Teatro in questa linea, e appunto attraverso l'arte moderna e contemporanea. Chiudo, prima di dare la parola ai relatori, con alcuni ringraziamenti. Grazie per questo lavoro all'Associazione Amici della Scuola Normale che ha sostenuto finanziariamente questa operazione in ambito artistico. E saluto il vicepresidente Umberto Sampieri dell'Associazione Amici. Grazie a Stefano Pezzato, curatore e motore, direi, della mostra Arte Contemporanea al Palazzo della Carovana. Grazie a Gioia Romagnoli, Maria Sframeli, Francesca De Luca del Polo Museale Fiorentino, ad Antonio Natali, direttore degli Uffizi, e naturalmente ai nostri relatori, Cristina Acidini e Marco Bazzini, a cui do la parola. Grazie. Bene, adesso Massimo Ferretti, delegato al patrimonio artistico della scuola. Il Palazzo della Carovana mostra oggi qualcosa di nuovissimo, forse di inaspettato, e qualcosa di antico, rimasto a lungo nascosto ed ora riportato in vista. Le reazioni a questi cambiamenti saranno diverse, naturalmente, come sempre capita quando ne vanno di mezzo luoghi solennemente assestati e nello stesso tempo ogni giorno vissuti. Non sarà il caso di entrare nel campo delle scelte personali, delle preferenze, che però si stringono comunque nel legame che ognuno di noi ha con questo edificio e che questo edificio ha trasversalmente nel tempo con generazioni di normalisti. Quello che preme ricordare è che tali cambiamenti, per quanto di segno opposto, sono connaturati al Palazzo della Carovana, che non è qualcosa di unitario sigillato nel tempo, ma è il risultato visibile di una lunga stratificazione, di radicali mutazioni di funzione, di aggiunte edilizie determinanti e in parte anche di successive sottrazioni. Lo si può dire di ogni grande edificio storico, è vero, ma nel nostro caso la stratificazione, che è una stratificazione simbolica e materiale, è particolarmente vistosa, come un proseguimento di quella stratificazione del tutto eccezionale che è la Piazza dei Cavalieri. Nasce il palazzo come Palazzo degli Anziani,
una presenza d'assoluta eccezione a scala urbana che segna la pienezza della città-stato medievale. Come in casi analoghi, meglio conosciuti, anche a Pisa questa marcatissima presenza edilizia fu probabilmente determinante per la nascita di una grande piazza civica. Si trasforma poi radicalmente con l'intervento medicio e vasariano quando diventa sede dell'Ordine di Santo Stefano, l'istituzione che testimonia la più larga vocazione territoriale del Granducato, e si ridefinisce così la piazza che attraversiamo ogni giorno. Il Palazzo della Carovana si trasforma poi a partire dal 1846 nella sede della Scuola Normale. Senza la consapevolezza di questa stratificazione materiale e simbolica, ripeto, non si spiegherebbero neppure gli interventi di ampliamento e di restauro, consistenze ampliamento di restauro e di derestauro anche, compiuti al tempo di Giovanni Gentile. Restauri di questa portata non sono mai asettici. Nel nostro caso, per dirla all'ingrosso, potenziarono, per così dire, lo strato medievale all'esterno e caratterizzarono in senso neocinquecentesco gli interni di quella che era allora un vero e proprio collegio. Questa seconda caratterizzazione, quella neocinquecentesca, si fissò negli arredi, ma si fidò anche ad opere ottenute in deposito. Le gallerie di Firenze inviarono dipinti di raggio vasariano, soprattutto altri seicenteschi, e poi tre arazzi. Dalla soprintendenza di Venezia arrivò la Vera da Pozzo al centro del cortile interno, quello nato con gli interventi edilizi gentiliani. Le novità di oggi corrispondono innanzitutto al riemergere di strati, per così dire, che rimanevano nascosti e che si erano un po' appannati. Un po' appannato, possono partire le immagini questa, un po' appannato sotto il velo di sporco della vetrata del lucernaio, era lo spazio oggi più luminoso dello scalone superiore. E a parte il soffitto, si può andare avanti poi in automatica, a parte il soffitto restava nascosta sotto le tinteggiature successive la decorazione tardo neoclassica che è tornata a svilupparsi sull'intera sala delle Vittorie. Risale alla metà degli anni venti dell'Ottocento e si inquadra nel piano di interventi allora predisposti dall'ingegner Caluri. Poco conta che non sia un'acquisizione di qualità artistica emozionante. Segna invece una fase particolarmente delicata nella vita dell'edificio, che non era ancora sede della scuola e non rispecchiava più ormai le ragioni e le funzioni che erano state all'origine della sua trasformazione cinquecentesca. Riguarda invece un aspetto essenziale di quella trasformazione, la campagna di restauro finanziata dalla Fondazione Pisa, che è stata condotta nei mesi scorsi sull'intera serie degli stemmi. Sono 508. Il direttore ha detto un numero diverso, a me ne risultava un ancora. Evidentemente da pisano dico che il numero degli stemmi somiglia un po' a quelle dita del diavolo che si trovano, i pisani capiranno benissimo, al Duomo dalla parte del Camposanto Vecchio, quando al conteggio mai risultano tal quali. Ma proprio questa somiglianza dà un'idea precisa dell'estensione della serie. Quindi io ripeto, sono 508 per l'esattezza, evidentemente non è così, molte delle dei quali in pietra, tutti sono stati smontati, puliti, studiati, prima della pulitura, consolidati e rimessi in opera. Venivano fatti quando si era ammessi nell'Ordine di Santo Stefano. Sotto ogni stemma si legge infatti, o si leggeva, ma prevalentemente si legge ancora, il nome del cavaliere, la data della vestizione, il luogo di provenienza. Altri stemmi stefaniani si conservano sopra la loggia di Banchi, ma questa è la parte più antica, la più interessante. Ogni restauro è un'occasione di studio e di documentazione. E siccome questo è luogo di ricerca, abbiamo chiesto alla Fondazione Pisa anche un finanziamento aggiuntivo per allestire un archivio da mettere poi online, con cui si vorrebbe consentire di sfruttare i vantaggi dell'automazione per quelle molteplici pratiche storiografiche che debbono oggi ricorrere, che possono oggi ricorrere a quel linguaggio fondamentale e fortemente codificato della società di antico regime che fu l'araldica.
Altre novità di quest'anno sono le opere d'arte date in deposito dalle gallerie di Firenze. Io preferisco usare il vecchio termine, gallerie, più breve. E dal Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Corrispondono a motivazioni diverse che fra poco saranno illustrate da Cristina Cidini e da Marco Bazzini. In genere, la pratica di lasciare le opere d'arte in deposito fuori dalla loro naturale sede di conservazione non gode di buona stampa, un assoluto non gode di buona stampa. Il ricordo della fatica che tenaci funzionari di soprintendenza, da storico dell'arte dico colleghi di soprintendenza, hanno dovuto fare perché i loro musei rientrassero in possesso di opere spedite presso ambasciate lontane o talvolta collocate anche presso istituti culturali, nobili ma poco sensibili alle ragioni della pubblica fruizione, tutto questo, dicevo, scoraggia a volte tale pratica o la mette in una cattiva luce. Sicché dobbiamo essere davvero grati a Cristina Cidini di non aver seguito una regola astratta, comprendendo invece che l'ormai collaudato deposito di alcuni dipinti, soprattutto cinquecenteschi, trova qui ragioni di opportunità e di coerenza fra le opere ma soprattutto con il luogo. Tanto, ed è questa una novità, che ne ha scelte altre due di opere da lasciarci in deposito, altrettanto ben appropriate alle radici storiche e al volto attuale dell'edificio. Sono i due monocromi di Benedetto Veli esposti nella sala degli stemmi, consoni non solo con l'edificio ma con tutta l'aria che si respira attorno a partire dalla decorazione memorabile della Chiesa dei Cavalieri. Ma dobbiamo ringraziare ancora Cristina Cidini per aver accolto qualche anno fa, come direttrice dell'Opificio delle Pietre Dure, la proposta di aprire un piccolo cantiere scuola attorno a quel pozzo già ricordato in precedenza, che in seguito al restauro ha ritrovato il tipico rosso aranciato del marmo di Verona, una presenza che è familiare in ogni piazza padana e lo rende quell'oggetto così imprevisto invece da queste parti. Rientrerà invece a Firenze, alle gallerie, la serie di tre arazzi un tempo esposta nella sala degli stemmi, che Salvatore Settis aveva opportunamente fatto togliere di lì, considerando le delicatissime condizioni di conservazione di questo tipo di manufatti. È pur vero che in seguito, qualche tempo dopo, un'incaricata della soprintendenza venne a verificare lo stato di salute di questi arazzi ed avemmo la soddisfazione di sentirci dire che erano ben tenuti, ossia in obbligo a quello specifico protocollo di conservazione degli arazzi. Ma non aveva più senso che fossimo noi a tenere nascosta un'opera avuta a suo tempo in deposito. Al contrario, quei dipinti depositati dalle gallerie fiorentini, quelli vecchi e quelli due nuovi, che non potrebbero entrare facilmente nelle sale di un museo, trovano qui uno spazio facilmente accessibile per chiunque sia interessato al loro studio. È con simile spirito che vanno accolte alcune opere appartenenti al Centro Pecci. Si tratta in questo caso di una sosta biennale. La direzione della scuola ha individuato gli spazi che sono fra i più frequentati. Quella del Pecci ha scelto le opere e di questo ne parlerà Marco Bazzini. Per qualcuno si può presumere, si può constatare, a questo punto non sarà né facile né immediato abituarsi a queste nuove presenze. Non si vorrebbe rispondere infilando scorciatoie retoriche come quella del segno di vita attuale che vivifica il passato e così via. Sembra invece che in questo non scontato accostamento non sia proprio il palazzo della carovana a correre rischi maggiori. Il banco di prova sembra girato piuttosto dalla parte dell'attualità. I lavori d'arte contemporanea vengono infatti pensati spesso in vista di uno spazio puro e trasparente, in qualche modo programmato, in vista di una luminosità netta e dilatata, quella del museo e della galleria.
La scommessa fatta qui consiste nel verificare nelle condizioni di funzionamento in uno spazio ben diverso, composito, per niente neutro. Insomma, sarà un'occasione di studio, come già stato detto, e mi auguro che questa occasione si possa estendere, come già prima intesa, anche alla sede decentrata del Palazzone, dove potranno essere ospitate sculture, forse anche riducendo quelle difficoltà di incontro con gli spazi, con spazi, come dire, non programmati. Così, proponendosi come sede di una forma di esposizione di lunga durata, il Palazzo della Carovana si riafferma anche come luogo aperto alla città. In questo stesso senso assumerà valore fortemente simbolico il prossimo restauro, già ricordato dal direttore, dello scalone esterno del palazzo e sempre con il soccorso della Fondazione Pisa. Simbolico perché, nonostante le successive evoluzioni materiali e decorative, questo elemento architettonico, vera proiezione del palazzo sulla piazza o viceversa, preesiste alla grande rifigurazione cinquecentesca, che in qualche modo ne raffreddò il valore simbolico-politico originaria. Nell'illustrazione della cronaca locchese del Sercambi, in quelle abbreviatissime indicazioni figurative di fine Trecento, l'inequivocabile doppia rampa di scale compare come il punto di emergenza cerimoniale della città e in qualche modo come tale è vissuta anche da quei turisti che salgono frequentemente le scale come una sorta di affaccio sulla piazza e quindi sulla città. Niente sottolinea meglio nella continuità del tempo il particolare cordone ombelicale fra l'edificio e la piazza, dunque la città. Del resto oggi la Scuola Normale non si identifica più con il solo Palazzo degli Anziani, ma con una parte rilevante della Piazza dei Cavalieri. Si estende su tutto un fianco di via Olissedini e praticamente con l'intera piazza del Castelletto. È sempre più una presenza viva e antica nel cuore, un cuore fatto di pietre e di mattoni o anche di pietre, necessariamente di pietre e di mattoni, il cuore della città di Pisa. Diamo ora la parola alla dottoressa Cristina Acidini, soprintendente del Polo Museale Fiorentino. Autorità, signore e signori, è con vivo piacere che prendo parte alla inaugurazione di questo anno accademico e ringrazio il professor Fabio Beltram, direttore della Scuola Normale Superiore, per aver pensato che potessi portare qualche riflessione, soprattutto qualche informazione per definire quella provenienza, quella genealogia delle opere da oggi appartenenti all'ornamento a lungo termine della Scuola Normale Superiore del Palazzo della Carovana, in aggiunta a quanto già il professor Ferretti anticipava con grande amicizia, forse fin troppa, non so se la merito, perché i due monocromi che hanno raggiunto i depositi già esistenti tra queste mura, giustamente ricondotti all'ambito vasariano e del collezionismo mediceo, come le opere di Michele Tosini, di Giovan Battista Naldini, derivate da Pontormo, di Rosa D'Attivoli, quelle che già dal 1929 a 32 in poi hanno abbellito ulteriormente questo già ricco d'arte nobilissimo palazzo. Beh, nella scelta che si deve, come ricordato ai colleghi, direttore della Galleria degli Uffizi Antonio Natali, a un staff di collaboratori e di funzionari, ho avuto qualche momento di perplessità e di riserva e qui la porto alla vostra sensibilità perché capirete quando mostrerò, spero rapidamente ed efficacemente, le immagini da quale nobiltà di origini, come ho voluto titolare il breve intervento, vengono questi dipinti. Stiamo parlando di dipinti il cui valore artistico potrà certamente essere percepito come merita, cioè un valore contenuto, un valore perimetrato all'interno di una dignitosa, sapiente creazione artistica tra il tardo Cinquecento e il primo Seicento, ma provenienti da serie compatte, da serie
vorrei dire prodigiosamente sopravvissute agli eventi che hanno caratterizzato la loro storia. Uno dei dipinti, lo vedete sulla sinistra, è di Benedetto Veli e raffigura Filippo II che si imbarca a Barcellona per le Fiandre. L'altro, attribuito con minor grado di certezza a Benedetto Veli, raffigura la resa di Montmélian di fronte a Enrico IV. Vengono, dicevo, da due serie, quelle serie di dipinti commemorativi rispetto alle vite di grandi personaggi che furono create, furono temporaneamente oggetto di ostensione nella chiesa dei Medici San Lorenzo in occasione della morte di entrambi questi sovrani. Sono state riscoperte, per così dire, negli anni 90 del secolo scorso, quando nessuno le cercava, e fu appunto nei depositi, queste riserve dei musei che contengono talvolta trovaie inattese e talvolta invece ciò che ci si aspetta da loro, le collezioni di secondo piano, furono riscoperte dopo che erano state addirittura esposte le serie nel corridoio Vasariano, lungo percorso a collegamento dell'edificio degli Uffizi con la reggia di Palazzo Pitti, che si prestava a questa ostensione narrativa reiterata, non di primissimo piano artisticamente, ma di assoluta eccellenza storica. Beh, arrotolati, piegati, dimenticati, furono scoperti appunto nei depositi, oggetto di restauro e poi di una prima esposizione che ebbe luogo nel 1999 sia a Firenze, nel Museo delle Cappelle Medice, sia a Valladolid ad opera del Comitato per le celebrazioni dedicate a Carlo V e Filippo II, perché di Filippo II appunto si trattava. Uno dei cicli riscoperti comprendeva i dipinti che per il sovrano spagnolo erano stati esposti nella chiesa di San Lorenzo, così parata, lo vedete in un disegno del Mossi all'Albertina, in occasione delle esequie in effigie. Che cosa sono le esequie in effigie che hanno appunto lasciato profonda impronta e testimonianza grafica e non soltanto nella storia delle arti fiorentine? Sono la celebrazione del potere dei Medici, del potere del Granduca in quel momento regnante e delle connessioni politiche eccelse che la famiglia, pur governando un piccolo Granducato, ma siamo abituati a sentirci dire che siamo piccoli e non ci spaventa, ha potuto intessere nell'Europa delle grandi potenze. Dunque l'alleanza così significativa del Granducato Medicio con la Corona di Spagna, che veniva prima ancora dall'impero di Carlo V, è all'origine delle celebrazioni in effigie. Ricordiamo che la prima celebrazione funerale in San Lorenzo è stata dedicata a Michelangelo Buonarroti, un artista, ma anche un potente simbolo del ruolo di Firenze e della Toscana nelle arti del tempo. Filippo II al principe e poi Granduca Francesco I, fu celebrato attraverso un ciclo di tele, ma questo faceva parte di un apparato più complesso con drappi, morti secche, come si chiamano gli scheletri, e altre non sopravvissute forme di ornamento. Ma il ciclo, dicevo, con le sue traversie, in gran parte ci è giunto. Si trattava di 24 tele di artefici diversi, qui vedete la nascita che inizia naturalmente la serie di Giovanni Bizzelli, interamente appartenenti questi vari artisti all'Accademia delle Arti del Disegno, perché questa è l'epoca, a cavallo tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, delle grandi imprese collettive che vedono un regista, in questo caso fu probabilmente Ludovico Cardi, detto il Cigoli, e vedono tanti esecutori, lasciati relativamente liberi di esprimersi, non liberi rispetto al formato, che era ovviamente prefissato, non liberi rispetto alla tecnica, che era per velocità ed economia il monocromo, che finiva poi però per alludere alla perennità del rilievo nella pietra, dunque una forma comunque solenne di espressione figurativa, ma liberi all'interno di questi parametri di
organizzare la storia, figure grandi, figure piccole, lontani, vicini, chiari, scuri. E dunque passerò velocemente quella che è una scelta delle tele prodotte, alla quale però appunto appartiene anche la tela approdata qui nel Palazzo della Carovana, l'educazione di Filippo II. Sono ovviamente fatti recuperati dalla biografia del sovrano attraverso fonti di prima mano inviate dalla Spagna. Ci voleva un po' di tempo tra la morte del soggetto che si voleva celebrare e la realizzazione del funerale in effigie per preparare, grazie a una vera equipe interdisciplinare, tale solenne apparato. Ed ecco il nostro, il vostro. Questo venuto in deposito alla Scuola Normale Superiore, che rappresenta, forse c'è stata anche da parte dei colleghi una, diciamo, raffinata associazione di idee, per l'appunto un imbarco, evocando anche la vocazione portuale di Pisa. Filippo II si imbarca a Barcellona per le Fiandre. Ecco dunque quella che è la scena qui conservata e che appartiene però alla sequenza che vi ho descritto. Un particolare per far notare come, pur nella rapidità di esecuzione, nella sommarietà quasi teatrale che l'apparato da cui doveva essere caratterizzato, tuttavia l'artista non ha rinunciato a raffinatezze di tipo chiaroscurale, a una forte impronta tonale a questa pittura così rapida e semplice, ottenendo in queste teste di astanti effetti di grande qualità. Si continua, Giovan Battista Paggi sceglie la via di un'illustrazione più appoggiata, più rilegata per l'accoglienza a Genova, solo un disegno del Cigoli e forse Fabrizio Boschi per alludere al gran lavoro preparatorio che c'era dietro l'esecuzione vera e propria delle tele, in forma anche di preparazione della impostazione compositiva delle singole scene. La scena che ha dato poi la copertina alla mostra di Francesco Mati, un episodio di guerra, e di Giovan Maria Butteri, Filippo II e le sue pretese sulla corona di Portogallo, e il successo affidato a Fabrizio Boschi nel farsi incoronare re di Portogallo. Ecco dunque la serie a cui appartiene l'imbarco che qui è approdato in realtà. L'altra serie da cui viene il secondo monocromo è invece dedicata a un sovrano francese. Anch'essa è stata valorizzata da una mostra nel 1610, non si riusciva a presentare questa serie in realtà da nessuna parte. Dopo l'episodio spagnolo si era un po' fermata questa valorizzazione attraverso lo studio e la presentazione al pubblico delle serie dei monocromi, che, come capite bene, non sono tra le forme d'arte in assoluto più attraenti, sia per l'austerità formale e stilistica, sia per l'origine, a dirla tutta, funeraria. Però ecco che ci è venuto incontro una circostanza storica, la ricorrenza del quarto anniversario dall'uccisione, l'assassinat, per dirlo con gli amici francesi, di Enrico IV. Il sovrano più amato di Francia, le Ver Galant, grande cavaliere, grande amatore, grande combattente, capace di muoversi nelle difficili congiunture delle guerre di religione, transitando, per la verità, dal protestantesimo al cattolicesimo e ritorno, per poi al leggendario e forse apocrifo motto di Parigi val bene una messa, entrato nei ranghi della Chiesa Cattolica e divenuto sovrano di Francia e di Navarra. In queste vicende francesi i Medici erano particolarmente coinvolti, poiché il re, in seconde nozze, dopo un matrimonio sterile che fu annullato, accettò di sposare Maria de' Medici, figlia del Granduca Francesco, nipote quindi del terzo Granduca Ferdinando I. Un matrimonio basato sull'equilibrio delle alleanze che erano state filo spagnole per le generazioni precedenti e si spostavano verso la Francia al tempo di Ferdinando, e basato anche probabilmente sulla ricchissima dote che Maria, grazie alle fortune familiari, poté portare alla corona di Francia. Un matrimonio al quale lavorò moltissimo il legato della Chiesa cristiano-cattolica in Francia, che era Alessandro de' Medici, cardinale e poi brevissimamente papa col nome di Leone XI. Dunque, in queste nozze che vediamo raffigurate da Empoli, le nozze per procura, in cui lo zio mette l'anello alla nipote e si scambiano uno sguardo e un mezzo sorriso
che quasi ci trasmettono le emozioni di sollievo e di compiacimento reciproco per questo affare concluso, sposata per procura e partita poi per Marsiglia su una nave fiabesca che proprio dal porto di Livorno lasciò sbalorditi tutti coloro che la videro. Abbiamo bellissime descrizioni del viaggio da parte di Michelangelo Buonarroti il giovane. La regina arriva dunque, si insedia e, come sapete, appunto, dopo avere assicurato eredi al trono di Francia, rimane vedova e sarà poi reggente, con le note vicende anche drammatiche che caratterizzano il suo lungo percorso, concluso tristemente. Ma lasciamo Maria al suo destino e occupiamoci di come i medici, imparentati davvero in modo stretto e decisivo con la corona di Francia, solennizzarono in effigie il sovrano bruscamente mancato per l'assassinio da parte di Ravaillac nelle strade di Parigi, dove amava aggirarsi senza troppa scorta perché il contatto con la folla lo esaltava. Eccolo all'assedio, vedete molte battaglie, anche qui ho fatto una brevissima selezione degli episodi della vita del sovrano che sono per lo più militari, poiché appunto il suo destino è stato quello di impegnarsi su molti fronti di guerra civile. Qui vediamo questa strana invenzione di Ulisse Giochi, che è tra l'altro, sempre per parlare di depositi nobili, in deposito presso la Camera dei Deputati, i luoghi nei quali i nostri quadri, quelli delle gallerie fiorentine, come anche noi continuiamo a chiamarli, sono relativamente visibili a pubblici selezionati, sono sì ambasciate, consolati, prefetture, ma direi, metterei tra i primi luoghi eccellenti nella lista i palazzi governativi, a partire dal Quirinale, in cui essi costituiscono ornamento. Ancora immagini, questa non ce l'abbiamo più, non esiste più la tela, ma poiché tutte sono state documentate e incise è sostituibile con un'incisione nel riepilogo biografico, e andiamo avanti di battaglia in battaglia, di ingresso trionfale in ingresso trionfale, anche con qualche momento di ritirata o di quiete. Ancora una volta quel che caratterizza il ciclo è la varietà delle interpretazioni individuali offerte da pittori, nessuno di loro veramente eccelso, non siamo più nella generazione di Bronzino o neanche di Salviati e di Vasari, ma onesti lavoratori dell'Accademia, ai quali devo dire va il mio apprezzamento, il mio ricordo in un certo senso, poiché oggi, oltre a celebrare il 202° anniversario della Scuola Normale Superiore di Pisa, si celebra San Luca, protettore degli artisti e delle accademie artistiche, dunque particolarmente adatto a ricevere il nostro pensiero. Ecco anche un esempio di disegno preparatorio, di studio grafico approfondito, prima di arrivare alla fase decisiva poi della realizzazione su tela. Questo è tra i più belli, è del Poccetti, che ha concepito questa celebrazione della pace in Notre Dame come un affondo prospettico all'interno di una oscura parata di statue e di astanti, ed ecco il nostro. Benedetto Veli, forse, la resa di Montmélian, che rappresenta il sovrano mentre riceve le chiavi della città finalmente espugnata, una delle tante. Si continua con Pompeo Caccini, ma si potrebbe andare avanti ancora. Ho scelto di concludere con questo perché mostra finalmente Maria al suo fianco all'inizio di una vita familiare appunto tragicamente interrotta. Chi era Benedetto Veli? Questo nuovo arrivo che ospitate adesso sotto questo tetto. Benedetto Veli era uno dell'Accademia, appunto un accademico delle arti del disegno, molto versato in imprese collettive, quelle che usavano in quella Firenze appunto del tardo Cinquecento, quindi molto presente nella Basilica di Santa Maria Novella come frescante, dotato di buon disegno e di notevole abilità coloristica, non libero neppure qui di inventare più di tanto, spazi assegnati, storie predefinite, ma una grande disponibilità a mettersi al servizio di una narrativa piana, intonata alle esigenze della Controriforma. E l'ultima immagine che mostro di lui, quasi contemporanea al ciclo pittorico che ci ha dato materia di ragionamento adesso, l'impresa autonoma di Passignano, la grande importante abbazia, nella quale nel 1609, quindi l'anno prima
dei cicli in San Lorenzo, ha dipinto questa importante scena risalente alla commemorazione dei fatti di Passignano. Dunque, qualcuno, forse ai tempi dei grandi conoscitori come Bernard Berenson, lo avrebbe definito un illustratore, e si tratta di una personalità artistica non portatrice di novità, ma interprete, sensibile, attento, comunicativo del suo tempo, interprete di quelle istanze che abbiamo visto univano indissolubilmente l'arte alla politica. Mi direte, è sempre avvenuto? Sì, ma in certi momenti è avvenuto un po' di più. E certamente i significati politici e dinastici che questi quadri testé arrivati portano con sé non potranno mancare di ispirare ricerche interdisciplinari quali quelle che la storia dell'arte, la storia della cultura continuamente sollecitano e compiono. Grazie. Prende ora la parola il dottor Marco Bazzini, direttore del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Buongiorno, direttore, professori, autorità. I motivi di gioia e di emozione con cui stamani il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, di cui ho l'onore di essere da qualche anno il direttore artistico, presenta in questo suggestivo e importante palazzo una selezione di opere appartenenti alla propria collezione permanente, sono davvero molti e variegati. Chiaramente non sto a elencarveli tutti. Hanno origine nella sua storia, il prossimo anno il museo compie 25 anni, da coloro che per primi credettero importante innestare i linguaggi della contemporaneità in una Toscana troppo votata e legata al passato, dalle scelte di chi prima di me ha rivestito questo importante ruolo, dalla caparbietà e passione di chi in questi ultimi anni ne è stato ed è presidente un membro del consiglio direttivo. Anche a nome del presidente e sindaco di Prato, Roberto Cenni, e tutti i consiglieri, il più sentito ringraziamento alla Scuola Normale per questa collaborazione e un augurio per quello che speriamo tutti sia ancora un buon anno di lavoro e di studio come nella migliore tradizione di questo luogo. Questa volta però in compagnia di queste nostre opere, sicuramente inedite per questi ambienti, ma certamente non estranee, credo, al loro spirito, come spero poi tra poco abbiate tutti voi l'opportunità di sperimentare. Quando nel 1988 la famiglia Pecci donò in memoria di un proprio familiare prematuramente scomparso, quel Luigi di cui il centro porta il nome, l'edificio realizzato su progetto di Italo Gamberini, il panorama dell'arte contemporanea in Italia era del tutto diverso da quello presente sotto i nostri occhi. Una scena che in questi anni si è fortunatamente e fortemente arricchita, a testimonianza di come sia diventato necessario creare e sviluppare dei luoghi in cui far direttamente sperimentare un museo, questa reale possibilità di incontro con l'opera, quello che producono e sperimentano gli artisti del nostro presente. O almeno a me piace pensarla fuori dalle mode e dai capricci di un'effimera comunicazione che ha arretito buona parte di quanto succede nel nostro mondo e che ha reso tutto molto e troppo effimero. Perché ho sempre creduto, ma non sono il solo, e questa occasione lo attesta nuovamente, grazie a tutti coloro che l'hanno promossa, che avere maggiore consapevolezza su quello che ci sta intorno, anche attraverso il lavoro degli artisti e soprattutto la libera ricerca del sapere, non solo ci fa sfuggire all'indeterminatezza del nostro presente, o ci avverte sul nostro futuro. Enrico Castellani, uno dei grandi artisti della seconda metà del nostro secolo, ci dice che l'artista di oggi è l'uomo di domani, ma ci fa leggere in maniera diversa anche la nostra storia. Il presente ci permette di rapportarsi in maniera diversa al già accaduto. Con questo non voglio dire che lo riattualizza, ma ci fornisce sicuramente diverse chiavi per una sua importante rilettura. Esperienza che mi auguro accada anche per questo e in questo palazzo, non solo perché restaurato recentemente.
Tornando al contesto di fine anni Ottanta, quando il centro Pecci vide la sua origine in quello che oggi possiamo considerare l'ombelicolo geografico di quella grande area metropolitana costituita dalla città di Firenze, Prato e Pistoia, si presentò sulla scena internazionale come il primo edificio appositamente costruito per fini espositivi di arte contemporanea. A lui poi altri ne sono seguiti anche in Italia. Ma non fu solo questa la grande novità. Infatti, nella sua denominazione di centro, mutuò, sempre primo nel nostro paese, quel modello museale nato un decennio prima, nel 1977, in Francia, con il Centre Pompidou, ovvero un luogo aperto alla sperimentazione e ibridazione dei linguaggi, dalle arti visive alla musica, in cui è presente una biblioteca aperta al pubblico, in permanenza un dipartimento di educazione o, come viene detto oggi, di mediazione, come se l'educazione fosse diventata qualcosa di diverso, e in cui si cerca di capire e promuovere le esperienze che prendono vita in quella stretta soglia che è il confine tra le diverse discipline. Un modello oggi assai diffuso e fin troppo scontato. Un centro che comunque portava in nuce anche l'idea di un museo, sebbene prima della sua apertura nessuna opera fosse presente e di proprietà della nostra istituzione. Oggi la collezione, di cui fanno parte anche le 15 opere che stamani mostriamo, conta 1100 titoli, lavori che il centro ha raccolto in questi anni di attività, principalmente dalle mostre prodotte, e che ne rappresentano come prima essenza la sua biografia. Un incremento delle acquisizioni è avvenuto nell'ultimo decennio e oggi la collezione del Centro Pecci è incentrata prevalentemente su ricerche artistiche postmoderne degli anni 80 e 90, con vari innesti di opere della neoavanguardia degli anni 60 e 70 del XX secolo, oltre a testimoniare artisti e correnti che hanno lavorato in Toscana con alterne fortune, ma non con minor qualità di quanto fatto sulla scena internazionale. Come Museo regionale per l'arte contemporanea, credo sia responsabilità valorizzare e mettere in dialogo quanto espresso dal nostro territorio con quanto già presente nei libri di storia dell'arte. Un modo, credo, anche per dare identità alla nostra collezione in un momento troppo sbilanciato su quell'international style che occupa le molte mostre e per testimoniare come la Toscana sia sempre stata terreno di sperimentazione e abbia sempre saputo dialogare in ogni epoca con quanto avveniva nel resto del mondo, chiaramente quello conosciuto alla stessa epoca. Un progetto che troverà definitivo compimento tra un anno, quando quel cantiere che oggi sembra soffocare il centro e chi passa da Prato dall'autostrada Firenze Mare appunto lo può vedere benissimo, che invece secondo la sua iniziale missione è aperto e attivo con mostre non solo a Prato ma anche all'estero, troverà conclusione e con l'ampliamento progettato da Neo Architetti, ancora una volta donato dalla famiglia Pecci e costruito con il contributo della regione toscana dell'amministrazione comunale di Prato, si potrà finalmente esporre in maniera permanente anche quanto fin qui raccolto e così chiudere un percorso iniziato 25 anni fa per iniziarne uno nuovo. In questi anni di cantiere aperto la nostra collezione ha girato molto in Italia e all'estero. È stata anche la protagonista della nostra vetrina milanese, il Museo Pecci Milano, un'altra esperienza importante per la nostra istituzione e per il lavoro, come vi ho già detto, che è stato fatto intorno a quello che è il bene massimo non solo di un museo, ma di tutta la collettività del territorio in cui si colloca. E quindi anche per questo credo che sia necessario che alcune opere poi vengano collocate anche all'interno di quelli che sono degli spazi pubblici per incontrare appunto quella che sono i veri proprietari di questi appunto importanti manufatti. Oggi una piccola parte di questa attività e di questa collezione arriva a Pisa, in questo prestigioso Palazzo Vasariano, sede dell'eccellenza del sapere universitario, con un allestimento rispettoso degli ambienti e mi auguro anche di coloro che li vivono giornalmente, pieno di spunti di riflessione per chi li attraversa, ma anche di stupore per chi entra alla normale, che proprio come esprimono purtroppo talvolta i musei nei confronti del più largo pubblico, incute timore e reverenza per quell'aula solenne che richiama gli studi.
ma basta frequentarla un poco per capire la qualità dell'accoglienza, la disponibilità delle persone e la grande e vivace curiosità che appunto qui dentro si respira. In quella sfida giornaliera che ogni direttore di museo compie ogni giorno per rendere le sue sale più piacevoli al pubblico, cercando di spolverare dal senso comune quella polvere che tutti immaginano appartenere al luogo delle muse, senza dover togliere però o dover, come dire, troppo privare l'importanza della storia dell'arte e della critica, mi auguro che questa mostra, che questa nostra incursione e la futura collaborazione tra Centro Pecci e Scuola Normale possa contribuire anche a restituire al largo pubblico un'idea diversa di questa secolare e illustre istituzione. Come Centro per l'Arte Contemporanea non vorremmo certo arrogarci quel diritto a prendere e prendere troppo alla lettera il titolo dell'opera di Marco Cingolani che apre a sorpresa il percorso e che troverete proprio uscendo subito da questa sala. Il titolo è La rivoluzione siamo noi, una eco della più celebre frase boissiana di opere di apertura alla partecipazione, pensando che da oggi in poi questa scuola sia qualcosa di diverso, ma ci auguriamo che proprio dal dialogo di due istituzioni che in modi e finalità diverse mirano alla costruzione di una società orientata alla conoscenza e al sapere, possa nascere una forza che rinvigorisca quell'idea di cultura che la nostra società ha fatto purtroppo dimagrire al solo artificio di intrattenimento. Permettetemi ora di ringraziare, l'ho già fatto il direttore ma mi associo, chi a questo percorso espositivo ha lavorato con grande passione per immaginare un laboratorio di nuove visioni incentrato sul rapporto diretto fra opere, luoghi e pubblici differenziati. Si tratta del nostro conservatore Stefano Pezzato e insieme a lui a coloro che hanno realizzato praticamente l'allestimento, Raffaele Di Vaia e Antonio Bindi, rispettivamente assistente alla direzione artistica e coordinatore degli allestimenti, che con discrezione, rispetto e grande professionalità, quella professionalità acquisita in molti anni di lavoro al centro, hanno dato vita a questa sintesi di museo contemporaneo in quelli che sono i luoghi, i lunghi corridoi e le stanze di rappresentanza al primo piano, lungo lo scalone monumentale e in alcuni ambienti al secondo piano. Una discrezione, come ha già ricordato il direttore Beltram, presente anche in questa sala connotata di forte carattere, dove mimetizzati negli scaffali tra falloni e libri storici si trovano anche quelli realizzati da Mauro Staccioli in cemento, come una variante dei suoi ben noti segni, e Mauro Staccioli è anche un artista di questo territorio perché appunto è un volterrano, e i sei libri squadernati di Svetlana Kopistiansky, che nell'invertire la tradizionale disposizione di questi oggetti sugli scaffali riflette sulla desematizzazione dei segni. Mentre è da tutti visibili sulla vostra destra l'opera di Eugenio Miccini, uno dei rappresentanti appunto delle neoavanguardie italiane e sicuramente della poesia visiva. L'opera è Sic erat in fascis, su cui è riportata una frase che credo esprima meglio il senso della libera e autonoma ricerca: gli dèi non amano il disordine. Non è la prima volta che il Centro Pecci si trova a dialogare per una mostra con spazi storici e in modo particolare con architettura vasaliana. In questo credo che si sia molto fortunati, lo sono io come direttore, lo siamo come curatori e gli artisti, perché siamo in Toscana, chiaramente oltre che in Italia, dove con grande diffusione nelle nostre città e nel nostro paesaggio abbonda un patrimonio culturale del quale ancora non siamo purtroppo tutti consapevoli e che piano piano stiamo smantellando e deteriorando. Non è certo quello che è successo nella mostra che abbiamo fatto nel 2010 insieme al Polo Museale Fiorentino, che con piacere e come segno di un destino incrociato nel nome dell'arte ritrovo come altro partner in questa occasione con ben altra tradizione in questi stessi ambienti. La mostra si chiamava Alla maniera d'oggi. Gli storici dell'arte presentati in sala ritroveranno immediatamente un'espressione vasariana tratta dal suo più celebre libro, Le famose vite. Abbiamo ideato la presenza di 8 artisti contemporanei che formano il collettivo base in 7 storici e importanti spazi museali appartenenti al Polo. Ma chiaramente non vi voglio raccontare quella mostra, siamo qua per altro.
Uno di questi spazi erano però gli Uffizi, dove sul fronte che guarda l'Arno era stato collocato, non tra poche polemiche con che la sovrintendente Cidini appunto ricorderà certamente, una scritta al neon di Maurizio Nannucci che dichiara: l'arte è sempre stata contemporanea. Una frase che credo sia un manifesto e che sia anche di chiara comprensione, soprattutto si appare sulla facciata di uno dei più importanti musei del mondo e con il suo riflesso azzurro che si rispecchia sul fiume. Almeno così, come dire, immaginavo. Invece mi ero sbagliato. Da alcuni fu semplicemente vista, e appunto la sovrintendente se lo ricorda, come l'insegna al neon del nuovo ristorante degli Uffizi. Gli effetti della potenza più distorta dell'immaginazione, sicuramente. Allora si trattò di lavorare in uno spazio pubblico all'aperto, con tutto quello che ne consegue sul fronte dell'interpretazione, come appunto quella appena ricordata. Mentre quella che vi presentiamo oggi è un'operazione più intima, ma non di minor rischio, almeno credo, perché ambedue sono un'insidia per il potere del mostrare e il potere del guardare. Dialogare con gli spazi funzionali di un ambiente che giornalmente viene vissuto per altre funzioni non espositive, proprio come avviene in questo palazzo, può prestare il fianco alla riduzione di un'opera a solo oggetto di arredo, a ornamento, che non è poi tanto diversa da quell'oggetto insegna che ho poi menzionato. Almeno questo a mio avviso. L'opera d'arte, invece, vive in una interrogazione aperta, che nasce dalla doppia intimità di chi la realizza e di chi la legge. Per questo è necessario che lo spazio svolga una funzione critica, sebbene questo concetto al grande Harald Zeman non piacesse, ma lo si ritrova invece in uno scritto di Claudio Parmigiani, artista che ha sempre guardato alla storia e al luogo. E qui cito: «Lo spazio dà vita all'opera, l'opera dà vita allo spazio. Così come l'occhio fa esistere l'opera, l'opera deve la sua forma intima allo spazio all'interno della quale essa vive». La realtà di un'opera comincia al di là di ciò che di essa è visibile. Spazio temporale, mentale, materiale diventano elementi fisici dell'opera, tali da farle assumere ogni volta che questa entra in contatto con spazi diversi un nuovo senso e quasi una forma ulteriore. A chi già conosce le nostre opere, chiaramente anche a noi, queste appaiono proprio in quella forma ulteriore evocata dall'artista. Sono cambiate rispetto alla presentazione che normalmente hanno negli altrettanto splendidi spazi bianchi, quelli del nostro museo, che sono dei veri e propri white cube, e permettetemi di essere orgogliosi delle nostre sale espositive. Questo, e mi limito a citare una, questo per noi, questo cambiamento di grande forza, e mi limito a citare una matematica elementare, visto il luogo e il convegno che seguirà nel pomeriggio, è la prova del 9 per quello che vi offriamo oggi e nei giorni a seguire con il deposito fino al 2014, consapevoli che come questo testo di controllo non è infallibile e che quindi alcune critiche inevitabilmente arriveranno. Ben accette, si apriranno un confronto pubblico e costruttivo, così come appunto è necessario aprire un confronto con le classi di storia dell'arte per capire e approfondire meglio anche questo nostro passaggio di cui abbiamo anche appunto parlato. Un confronto pubblico e costruttivo sulla funzione dell'arte, sul suo dialogo con lo spazio e soprattutto con il mondo di oggi. Un po' meno se pronunciate da coloro che hanno rinunciato all'arte per non soccombere all'arte. È una frase estratta da uno scritto di Renato Ranaldi e che ho fatto mia. Ranaldi, che è un artista presente in questa mostra e che saluto qui in sala ringraziandolo, è presente appunto sullo scalone monumentale con la sua opera Fibula in Pandemonio, un'opera che dialoga con un olio su tela di Hubert Scheibel sulla parete opposta, perché ambedue, anche se in maniera diversa, sono alla ricerca dell'essenza della forma, il primo ricercando l'archetipo e il secondo il fluire senza alcun preconcetto emotivo.
L'arte e la critica d'arte, come tutti gli altri campi del sapere, è scienza difficile e totalizzante. Non è certo infallibile, ma come tutte le altre, e forse più delle altre, prende forza proprio dalle confutazioni delle diverse interpretazioni messe a confronto. Queste non sono obbedienza a un qualcuno a un fine, quanto il riflesso etico di una possibile disobbedienza. A me è piaciuto sempre pensarla in questo modo. Nel momento in cui la Scuola Normale Superiore e il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci avviano un nuovo e originale dialogo aperto a tutti, ben oltre la comunità degli allievi e studiosi della Normale, nonché degli appassionati d'arte, ci auguriamo che ogni percorso storico-artistico da un lato e di ricerca dall'altro divengano il punto di partenza per offrire al pubblico un'inconsueta esperienza della nostra contemporaneità, di cui credo in questo momento di crisi ci sia veramente un profondo bisogno per la crescita di tutta la nostra società. Prima di lasciarvi alla visita del rinnovato Palazzo della Carovana, vorrei ringraziare principalmente tutti gli artisti che nelle diverse forme e nel tempo hanno contribuito alla nascita della collezione del Museo Pecci. Chiaramente un ringraziamento particolare per il fondamentale supporto, e mi associo a quello appunto del direttore, agli amici della Scuola Normale Superiore, e inoltre un grande ringraziamento proprio al direttore stesso e a tutto il personale della scuola per l'accoglienza e la collaborazione che ci ha prestato. Infine, a tutti voi una buona visita e ancora un grande augurio a tutti gli allievi e professori per le loro preziose ricerche. Grazie. Come annunciato dal dottor Bazzini, siete ora invitati a visitare le opere degli Uffizi e del Centro Pecci esposte nei rinnovati luoghi della scuola. Al termine del percorso sarete graditi ospiti della scuola al rinfresco, che sarà servito nell'ala gentiliana al secondo piano del Palazzo della Carovana.